vedere dal pedofilo. Ma aspetta la mia amica che c'ho qua il regalino. C'ho qua il regalino da dare. Bisogna che glielo do. Erichetta, dove sei che non ti vedo? Sono qua! Respira un attimo! Oh, la discarica e c'è lei! Tutto... Federica! Come va? Come va? Bene! Oh, Federica, come va? Federica, come va? Bene! Ragguagliami, ragguagliami, ragguagliami! Tunta su! Erichetta! Ah. Ma la sera ti legano quando vai a letto o ti lasciano libera ancora di vagare nell'aria? Abito in un paesino medievale. Ma vale, sì, c'ho il letto a castello. Ma va. Chissà se un dinosauro ci sarà in giro. Bene. Come te la passi? Dipende con quale mano. Sì. I giorni pari con la destra e i giorni dispari con la sinistra. La domenica grande festa con due mani! Ah, Federica, ti ho portato un regalo! Ma va, che come sei gentile! La schiuma da bar! Ma vada via schiuma! Pensa a te, non lo so io! Ma roba da matti! Un pensiero! Portatelo a casa, pensiero! Volevo prenderti i baci di Dalmata, ma il bar apriva le sei! Ma va, perché non hai preso i baci di Levriero, quelli che corrono sempre in giro. Tutto bene. Allora, Federica, come va? Federica, come va? Ma il comune ti passa l'accompagnamento o no? Ma non lo so io! Vado in pullman. Ma che pullman è pullman? Ma io non vado a marci. Che bello sciallo, Federica! Ti piace? Bello, come mai? Stamattina non ho trovato la giacca, ho messo sul tappetino del bidet. È l'unica roba che ho trovato in casa che va bene con la gonna e il vestito. Così impari. Così impari. Mia figlia. Modo, quale? Quella troia o l'altra? Se una fa la troia, l'altra che lavoro fa? Che nella contabilità. Capito. E come va? Come va? Ha comprato una macchina. Ma va, mi ha preso una macchina. Sì, quella che si scabriola. Ma va, che si scabriola te. Era lì a semaforo con la macchina scabriolata. Dietro c'era una carrozza col cavallo. E allora te... Pam! Colpo di frutta. No! Che sfortuna, che sfortuna! Adesso gli danno la cuccia, settimane croccantini e poi viene a te la grande! Come va? Ragguagliami! Se vai all'URSS, capa la Madonna, io prima ti vedo! Tira su le gonne e va via, Oh, ma guarda che sei conciata, Ma roba da matti, Ma metti giù il motorino prima di parlare con me, dai! Ma il suicidio non hai mai pensato? Tuo marito? Mio marito? Mio marito è un angelo! Beata te, mio marito è ancora vivo! Ma dai in quel senso, scema! Ma roba da male! Ma suicidati, Non c'ho te! Ma perché? Devo stirare! Ma prendi il ferro da stiro, sbatti in faccia, t'ammazzi! Ma non lo so! Che io quando stiro gioco a carte! Perché? C'ho l'asse! Ma vada via sempre! Ma roba da matti, te! Ma roba, ma che incredibile! Che sono andata dal dentista! Ma va! Fammi distrarre due denti! Guarda, un dolore! Il tubo del gas, lo prendi, lo stacchi, lo metti in bocca, c'è il gas, e così vai via con l'etere, t'ammazzi! Ci liberi della tua presenza! Che poi mia figlia quando viene in casa lei mette una disenteria dappertutto, sempre in casa. Disordinata! Racca la pistola sulla tempia
in mezzo alla cucina con tutte le pentole sui muri, così se ti manchi rimbalza e ti prendi di nuovo. Ho visto cose del Far West. Ma vai in centro a Milano, prima o poi un taxi ti prende in pieno, te! Ma quello che costano i taxi! Oh. Ma che se ne vede a investirti? Perché devi pagare? Ah, la fabbrica sta chiudendo! Ho vinto un soggiorno! Ma va dove? A Parigi! Ma pensate che fortuna! Ma non c'ho il camion per andare a prendere! Ma roba da... Ma te ma... Ma io non lo so! Oh, te! Chiuda su! Racquagliami. La motosega la prendi, la fai andare e ti tagli a pezzi piccoli, perché grossi possono metterli ancora insieme. Ma. Caramba! Sì! Polizia! Pensa a te. Come è bello far l'amore da cenedallo a Muggio. Ma hai sentito sta canzone? Oh, te! Mia figlia, racquagliami. Se non riesci ad ammazzarti, vengo io a spararti a casa. Ma devo stirare. Ma fai la pausa! Non la so io. Guarda, Federica. Mia figlia, la più grande. La fa? È 6 mesi che ha le sue cose. Federica. Al ciclone. Non sappiamo più cosa fare. Federica. C'ha il ciclo semestruale. È in garanzia! Sì, gli ha dato anche il bollino, sì! Come le banane! Ma vada via, schiva! E le banane, te! Comunque anche mio figlio, te! Cosa c'è? Ho mangiato l'ape, sono l'apertura! Incredibile, te! Ah, Federico! Comunque si avvicina Natale! Natale! Ma cosa urli? Io il giorno di Natale ho sempre fame! Perché? Perché ho un Natale fame! Non l'ho capita tanto, ma fa niente. Fate il prese! Cosa hai messo nel presepe? Non c'avevo il muschio, ho messo gli spinaci surgelati. Ma va. Deve vedere le marionette. Ma che marionette? Le statuine? Cos'è il fine del presepe? Le marionette sono... Le statuine... Io ho fatto l'albero. Fate l'albero! Sì, ma fatti fare un incidente a te. Io ho fatto l'albero a 6 metri di altezza. Sa che soffettiamo. No, è sdraiato. Il vaso in soggiorno e la punta in cucina. Sì. Ma come si chiama? Ma che ne so io? Pino. Se sta male il diabete. Si sa. E io invece... Si sa. Ho messo il remaggio. Ma va. Melchiorre, Gioia e Lambrano. Ma va! Metti Corduso e fai la linea 1! Ma pensa a te! Cos'è un tiro o una macchina normale questa? Comunque sono contento. Perché te. Cosa hai mangiato? Le cozze? Col guscio? Sono i gusci che puzzano. Lo comunque. Parla di là. Ma fa il giro lo stesso, niente, lascia stare. Non dire più, di un'altra cosa. Questo è meglio, con i denti sgrigliati. Cosa hai fatto? Ho fatto i regali ai miei nipotini. Che regali è? Perché non vai in macchina su una discesa? Metti la macchina in folle. Tu corri davanti finché la macchina ti schiaccia completamente. Ma non ti accorgi di niente. Ma c'è solo Herbergs. Ma se l'Herbergs. Mettilo nel baule, l'albergo. No, non so se vuole stare. Ma no! Ha paura del buio. Ma va. È buio! Ma che a lui vengono anche a casa a fare a domicilio gli interventi. Vengono col furgone. A proposito, ho comprato 2 cassette di Walt Disney. Che cosa tiene? A mio nipotino Matteo. Che cosa tiene? Che vuol fare il barista da grande. Che cosa tiene? Due cassette. Che cosa tiene? Ma fammi parlare! Non la so io! La di Walt Disney! La prima appare di tanta gente che va al gabinetto! La scarica del 101! E l'altra invece parla di un omosessuale, un gay, romano! Chi è? Hercules!
Ah, glielo regalate, contento. Ma sì, vuol fare da grande.